Questa era una squadra, seppur di tanti ragazzini, con pochissimi giocatori esperti, però è una squadra con tanti ragazzi che hanno gli attributi, perché non mollano mai, perché magari ci danno sempre per morti tra le tante difficoltà, però io ho detto che noi ci siamo rinchiusi nello spogliatoio, che vuol dire che ci siamo isolati da tutto e abbiamo pensato solo a quello che è il nostro lavoro, anche perché questi ragazzi veramente hanno una voglia di farsi vedere, di fare bene. E hanno dimostrato anche oggi di fare un'ottima prestazione. Certo, non è che possiamo esultare per un pareggio, però per noi invece è come se fosse una vittoria quella di oggi, soprattutto per il morale di questi ragazzi. E quindi la strada è quella giusta. Abbiamo dimostrato, come ho detto, che anche se qualche volta sbagliamo, però abbiamo la voglia e la preparazione da parte di tutti per poter continuare a lottare per questa salvezza. No, perché io glielo dico ragazzi, chi vuole stare in questo gruppo deve stare nel modo giusto, cioè deve essere convinto di stare, convinto di andare a fare queste prestazioni per la maglia, per Brindisi, perché almeno per quanto mi riguarda in poco tempo ho capito in che piazza stiamo e non mi piace parlare di nient'altro, ma mi piace parlare solo di campo, perché io arrivo, lavoro insieme al mio staff che si fa un culo così, scusate il termine. E lavoriamo, stiamo attenti a tutti i particolari. Quindi vanno fatti i complimenti a tutti, a tutta la squadra. In modo particolare, forse il simbolo della prestazione di oggi può essere anche Leon Merito, che è un ragazzo che è sempre stato al posto suo, che ha sempre aiutato tutti quanti i compagni, è un professionista serio e che oggi ha fatto una grande prestazione. Naturalmente, insieme a tutta la squadra, a tutti i ragazzi che ha citato, a me non mi piace mai parlare dei singoli, però in questo caso lui rappresenta un po' quella che è stata la prestazione di oggi. Nel corso dei nuovi arrivi, noi sapevamo sin dall'inizio, da quando abbiamo costruito la squadra quest'estate, che un piccolo tassello che ci mancava era quello del terzino sinistro. E quindi, nonostante diciamo, i tanti arrivi, partenze, situazioni, la nota positiva è l'arrivo di due Mancini, di una coppia, anche perché Diop era fermo, quasi fermo in questo periodo. Dopo che è andato via da Bitonto si è allenato quasi da solo. Monteleone comunque era in una squadra di Serie D, il Messina, però non aveva giocato partite, quindi sapevamo anche d'accordo col prof che avremmo diviso i tempi ad entrambi i giocatori. Soprattutto poi anche perché Diop aveva preso un'ammonizione, quindi magari accusando un po' di stanchezza potevamo rischiare di perderlo. E quindi anche Monteleone è stato bravo a subentrare in un momento difficile della partita, come anche tutti i ragazzi che sono subentrati, quindi Nives, Facini, tutti quanti quelli che sono andati in campo. E quindi, per quanto riguarda quello che sarà a livello di mercato, questo lo valuteremo con la società che comunque ci ha detto che stanno cercando di sistemare tutte le loro vicissitudini per dare una mano a noi, così come hanno fatto con questi due terzini, quindi poi parlerò con chi di dovere per capire come poter dare una mano a questi ragazzi.